morendo. Ciao dolcinicorni! In questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto con i saldi in questo periodo. Scusate la voce, però causa condizionatore, causa anche che io lavoro con la voce perché canto, la voce cala un po' e quindi sto facendo aerosol. Infatti avete visto la mia foto sui social e vi siete preoccupati. Non vi preoccupate, sto benissimo, è solo la voce che va a calare. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e soprattutto aspetto tutti i vostri commenti giù. Come state passando le vacanze? Cosa state facendo? Siete già stati in vacanza oppure ancora ci dovete andare? Detto questo, iniziamo. Allora, iniziamo con questa borsa qui, sempre tutto preso con i saldi, tutto preso a metà prezzo, tutto scontato, scontatissimo. Questa borsa che io sto amando alla follia, è piccolissima, è della marca Nine West. L'ho presa da Gipis, che io lo chiamavo sempre Gipsy, ma è Gipis, che è un negozio che vende scarpe, borse, magliette, comunque di marca, a poco prezzo, perché è tipo un outlet tipo, e poi con i saldi ancora di più. Quindi questa qui è veramente meravigliosa, mi piace la trama di questa borsa, bella, bella, bella. C'è pure una piccola chiavetta qua nascosta, per questo qui che è finto ovviamente, però è bella. Mi piace il capiente, dentro ci metto sempre tutto di più, sbucano i fazzoletti, quelli non possono mai mancare. Bella, mi piace un sacco. Poi, nella mia città, ovvero Siracusa, ha riaperto un negozio che io adoravo, che poi è stato aperto, poi è chiuso, poi è riaperto e poi di nuovo ha chiuso per anni. Sto parlando di Yves Rocher. Questo non è uno sponsor, ma ho preso veramente tante cose di Yves Rocher perché era tutto al 50%. E quindi ho detto ok, dato che io sono fan della skincare, approfittiamone. Allora, intanto vi faccio vedere questo qua, che è un telomare pagato 4 euro, veramente 4 euro. È un telomare carinissimo, io lo spacchetto perché ve lo voglio fare vedere. Morbido, tantissimo, veramente super morbido. Ed è così, cioè tipo verde, dei colori che a me fanno impazzire. Un pochettino lo sbatto perché magari ok. Questo qua, un telomare 4 euro, morbidissimo. Top, 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 veramente. Se passate da Yves Rocher, approfittate perché 4 euro. Poi, allora, ho preso delle cose per i capelli. Scusate, ripeto la voce, se a volte vai bene, avrò degli sbalzi, però vabbè. Quindi è normale. Ho preso queste due cose per i capelli e sono uno shampoo. Questo qua è uno shampoo con tipo mirtillo per capelli colorati e spenti. Ne ho sentito parlare benissimo, con aceto di lampone. Ne ho sentito parlare bene. E poi anche questo, che è un illuminante per capelli. Praticamente li dovrebbe andare a rinvigorire, a rilluminare. E fa parte sempre della stessa collezione, infatti aceto di lampone. Questo qua, allora vi devo dire che fa un odore particolare. È un odore che potrebbe piacere e non piacere. Cioè, se il lampone vi piace, top, perché si sente fortissimo. Se non vi piacciono i frutti di bosco, questo ve lo sconsiglio perché è veramente, si sente forte. Stessa cosa per l'olio, cioè è proprio pazzesco. Ma ho usato prima lo shampoo e poi l'olio con i capelli, questi con bottino bagnati. In questo momento sto usando anche un olio e semi di lino e mi sto trovando benissimo. Poi andiamo avanti, andiamo per ordine. Sì, ho preso questo qua, che praticamente è un demaquillage, però sarebbe tipo un gel che fa 3 in 1, quindi strucca, va anche ad esfoliare, fa anche un piccolo scrub ed è per viso e occhi, e c'è scritto questo qua della linea Pure Alga, gel marino. Questo qua veramente mi è stato consigliato dalla compagna di papà e mi ha detto che è top, e quindi ho detto ma sì dai, ok, proviamolo, perché stava tipo a 6 euro. Cioè, mamma mia che odore. Allora, mi ricordo una cosa, di Yves Rocher, anni e anni fa, c'era un gel viso che faceva proprio questo identico odore. Mamma mia, non vedo di utilizzarlo, è freschissimo! Top, non l'avevo ancora usato lì in negozio perché mi sembra brutto andare ad annusare le cose, però. Poi, un siero per gli occhi, per il contorno occhi, perché sono stata lì e mi hanno praticamente fatto uno skin analyzer, mi hanno analizzato la pelle e mi hanno detto ok, tu hai la pelle mista, e infatti io già lo sapevo perché sono andata anche dal dermatologo un anno fa e mi ha detto tu hai la pelle misto grassa, però la mia non è una pelle proprio grassa grassa perché non ho imperfezioni
imperfezioni, non ho tante impurità, però tende un pochettino a buttare un po' di sebo in eccesso, ma di più in inverno, non in estate. Ho preso questo contorno occhi della linea Hydra Vegetal, ho preso praticamente tutto della linea Hydra Vegetal. La ragazza è stata gentilissima, mi ha spiegato che devo assolutamente tenerlo in frigo perché poi va messo nelle borse, nelle occhiaie, che la ragazza mi ha detto tu non ne hai di bisogno proprio eccessivamente, però ci sta, ci sta. Mi ha fatto mi ha analizzato le rughine, già le ho qua, le rughe d'espressione, raga, aiuto. Va bene, ma il tempo passa. Poi il siero, sempre della linea Hydra Vegetal, questo qui. La confezione comunque ormai le fanno carinissime, molto molto carine devo dire. Mi piace anche il discorso che loro pensano spesso all'ambiente, queste cose qua. Ma non si apre, raga. Lo apro da sotto, che poi metto uno scotch di sopra e uno scotch di sotto, no, bah. Comunque, questo qua, un siero, io ho appena finito il fiero. Il fiero. Avevo appena finito il siero di Caudalie, quindi questo qua. Hydra Vegetal, sempre questo qui. Io devo poi annusare la crema, perché sì, adesso la crema poi l'annuso. E poi ho preso la crema. La crema sempre Hydra Vegetal, la confezione carinissima, tipo a pottino, così mi fanno impazzire a me questa confezione. C'è scritto crema ricca con acqua, non stop 48 ore. Vediamo se riesco a uscirla così. Sì, molto bene. L'apro insieme a voi perché la voglio anche annusare. Mamma mia, buonissima. La consistenza è così, mi piace veramente tanto. Anzi, ora la vorrei anche tipo provare. Tanto non sono truccata stamattina, non mi sono truccata. Mamma mia, che odore, ma buona. Metto anche qua, perché tanto fra un po' esco, quindi a questo punto. Mentre ci sono, l'unica cosa che non ho controllato è se c'era, è se c'è la protezione solare. Però va bene, diciamo che io comunque... Anche quando vado a mare quelle pochissime volte, tipo fino a ci sono andata una volta, uso la protezione solare 50 perché comunque sì. Sto morendo. A posto. Oddio, perché mentre mi metto la crema e mentre parlo penso di aver inalato non so che cosa. Comunque, dopo la mia morte quasi in diretta, devo dire che questa crema è top. Sto morendo. Va bene. Stavo parlando meravigliosamente bene con la voce, invece mi sono dovuta affogare. Cosa meravigliosa. Allora, devo dire che la consistenza mi piace. Molto, molto bella. Mamma mia, che odore. Perfetta. Mi piace tantissimo. Vi farò sapere, ovviamente, come mi troverò con altre cose. Perché voglio fare anche qualche altro vlogghetto. E poi mi hanno dato questo piccolo coupon dove ci sono un sacco di sconti per il prossimo mese. Tipo ad esempio, se dovessi finire questa, ma è impossibile perché tipo quanti sono? 150, cioè come faccio io a finirla? C'ho il 40% di sconto sulla prossima. Vabbè, comunque devo dire che Yves Rocher conviene sempre. E sono stra mega iper contenta che sia tornato nella mia città. Vi dico la verità, quando ho utilizzato lo shampoo, questo e questo, il primo impatto non è stato proprio positivo, perché questi già li avevo provati, le altre cose sono proprio nuove, ancora non le avevo aperte, non ho resistito allo shampoo, non è stato proprio bello bello bello, però vi posso dire che pettinandoli dopo e non facendo la piastra, poi i capelli si sono illuminati da soli, cioè non so veramente come spiegarlo, questi due prodotti veramente top. Ripeto, l'odore è un pochettino troppo forte di lampone, però possiamo anche ovviare. Ripeto, sono contenta di questi acquisti, pochi ma buoni. Anche il telomare mi piace tanto 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 tanto. E mi piace anche il fatto che non ci sia tipo una scritta tipo Ibroche, tipo a caratteri cubitali, perché queste cose non le sopporto. E la borsa io la adoro. Quindi pochi acquisti, pochi ma buoni. Sono molto soddisfatta. Fatemi sapere se voi avete approfittato dei saldi in questo periodo. E niente ragazzi, vi voglio bene, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcinicorni, ciao. Ciao.